ragazzi che sono una forza della natura ci rende particolarmente orgogliosi di continuare a ospitare delle manifestazioni così importanti. La terza edizione del Freedom Water, quindi la gara del nuoto paralimpico che il comune di Arzachena di Palau tendono a fare ogni anno in comune accordo. Siamo felicissimi di questa manifestazione, il fatto che sia un prosieguo nel passare degli anni, anche perché noi crediamo tantissimo in certe tematiche che sono importantissime anche all'interno di una comunità. Oltretutto unire lo sport all'attività fisica, a quelli che sono anche problemi, come dire, fisici delle persone, per noi è importante che venga messo in risalto. Per il Comitato Paralimpico Regionale è un grosso onore avere una gara del genere, è vero Presidente? Ma sicuramente è un onore, anche perché è una gara che è consolidata negli anni. La società che la organizza, per cui Danilo con l'Albatros e con tutto lo staff, sono bravissimi organizzatori e stanno facendo un bellissimo lavoro. Oltretutto per il Comitato Paralimpico è una delle attività che noi auspichiamo venga replicata in tutti gli altri sport. Una delle cose che mi fa piacere quest'anno è che siamo riusciti a portare anche assistiti INAIL che hanno fatto i corsi di avviamento quest'anno e che li abbiamo portati a questa manifestazione non in gara ufficiale ma come invitati e come fase dimostrativa, e questo significa che il Comitato Paralimpico sta ottenendo l'obiettivo che si è posto, quello di coinvolgere nel reinserimento sociale persone che hanno avuto disabilità con lo sport. Tutti gli atleti al tavolo della giuria, tutti gli atleti al tavolo della giuria per il briefing di spiegazione del percorso. La partenza verrà effettuata in prossimità di questa barca che abbiamo qua, vi allineerete e poi prenderete la prima boa che troverete alla vostra destra, che è gialla. Tutte quelle obbligatorie saranno di colore giallo e le dovete tenere tutte alla vostra sinistra. Sì. Tenete in considerazione che nei due lati più lunghi troverete delle boe arancioni che saranno direzionali. Le boe obbligatorie sono 4. Le boe arancioni sono 2 e saranno praticamente nei due lati più lunghi. Dalla prima alla seconda boa avremo 860 metri circa, fra la seconda e la terza boa 340 metri, fra la terza e la quarta boa 650 metri e fra la quarta e la prima boa 150 metri, oltre poi all'ingresso di imbuto in uscita ed entrata. L'arrivo, il banner d'arrivo verrà posizionato successivamente alla partenza. Avremo le barche su ogni boa che effettueranno la spunta dei passaggi degli atleti e avremo l'assistenza da parte della polizia con le moto d'acqua, con i gomoni, e avremo pure altri assistenti che assisteranno tutti voi durante la manifestazione. Ricordo di osservare la massima disciplina alla partenza, evitate di spintonarvi e in caso di necessità sollevate il braccio e il giudice a voi più vicino verrà soccorso. Vi comunico che, come dal regolamento, nessun atleta può abbandonare il campo gara senza avvisare il giudice a lui più vicino. Devo ringraziare Danilo Russo in particolar modo perché sin dalla prima volta ha cercato, come dire, di coinvolgerci in un discorso di comunità che non riguarda solo il nostro comune ma anche il comune di Palau. Ci siamo resi conto che facendo le cose, come dire, in unità di intenti con altri comuni è molto, molto più semplice, anche perché, come dire, abbracciano anche altri territori e altre persone. Più 20% e anche oltre probabilmente il flusso dei turisti quest'anno nella zona di Palau. Sì, Palau quest'anno veramente possiamo dire che siamo stati invasi dai turisti e questo ci ha fatto molto piacere, perché dopo qualche anno, diciamo,
di Magra quest'anno tutte le attività turistiche, le strutture ricettive, gli albergatori hanno veramente lavorato tanto, abbiamo le strutture al completo fino al 10 di settembre, sono tornati gli italiani, sono tornati i francesi, abbiamo tanti spagnoli, vuol dire che si sta muovendo, il turismo si sta rimuovendo, questa è la Sardegna, questo è molto importante. Siamo soddisfatti, noi stiamo cercando proprio di portare avanti il valore che ha l'acqua. Io leggevo da poco che l'85% della popolazione mondiale sta entro 100 km dalle coste o da grandi bacini acquei. Quindi evidentemente l'acqua ha un significato profondo a livello psicologico e sulla disabilità stiamo lavorando tanto e mi rendo conto che ha un potere riabilitativo solamente il fatto di fare un'attività in acqua. Per cui l'idea di organizzare Freedom in Water va proprio in quella direzione. E speriamo che l'anno prossimo ci siano sempre più partecipanti, insomma. Rimanendo sull'aspetto psicologico, lo ricordiamo, tu sei un psicologo dello sport, sei detto anche un motivatore, anche se è un brutto termine. Come affronta un atleta una gara del genere, così impegnativa? Allora, sicuramente c'è una grossa preparazione prima, sia dal punto di vista fisico, quindi dal punto di vista di allenamento, ma anche dal punto di vista mentale. E una modalità con cui questo avviene è per esempio visualizzare quello che sarà la gara e, come dire, prepararsi all'imprevisto, che credo che sia l'aspetto più peculiare del nuoto in equilibrio. Abbiamo visto anche oggi atleti molto forti in piscina che in realtà non sono riusciti a rientrare nelle prime posizioni perché hanno sbagliato traiettoria. Quindi c'è una componente cognitiva che secondo me è centrale in questo sport. Siamo con Gianluca Cacciamano, consigliere nazionale della FIMP, nonché delegato alle acque libere. Questa gara, qual è il tuo pensiero? Allora, questa gara innanzitutto, come sempre, chiude il circuito che noi organizziamo ormai da 3 anni, che assegna il titolo di campione italiano di acque libere per la FIMPE, ovvero la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. E per la terza volta consecutiva Palau, i comuni di Arzachena e di Palau ci ospitano per la tappa conclusiva, che è sempre una tappa estremamente suggestiva perché insomma lo scenario è meraviglioso, perché siamo qui ospiti in Sardegna, per cui è una soddisfazione molto grande. E si è svolta la quinta tappa, quindi quest'anno il circuito ha visto ben 5 tappe. Vado velocemente a riassumere: abbiamo fatto la prima tappa, l'abbiamo fatta a Castellabate sul Golfo in Campania, poi abbiamo fatto la seconda tappa in provincia di Roma sul lago di Nemi, la terza tappa a Caorle in provincia di Venezia, la quarta abbiamo fatto addirittura la traversata storica dello stretto di Messina e appunto questa tappa di Palau è la tappa conclusiva, per cui è stato un campionato molto bello, molto avvincente. E oggi si vanno ad assegnare appunto i titoli di campione italiano di nuoto in acque libere FIMP. Hanno concluso tutti la gara, fra di loro c'era pure la ragazza, l'atleta Anna Barbaro, proveniente dalla Campania non vedente, che è stata accompagnata dall'atleta Edoardo Canu dello Sport Full Time Sassari. Che dire, ringraziamo gli organizzatori per essere sempre disponibili e pronti a soddisfare le esigenze organizzative e di sicurezza per garantire agli atleti una tutela in mare. Abbiamo avuto il supporto anche della polizia che ci ha assistito durante tutta la manifestazione. Che dire? Soddisfatta.
Quali sono invece gli obiettivi per l'anno successivo per questa manifestazione? Allora, primo obiettivo, già che l'abbiamo raggiunto, abbiamo formato come Federazione Italiana Auto Paralimpico 23 nuovi istruttori sparsi per tutta la Sardegna, e questo significa che da 3 società affiliate attualmente alla FIN passeremo a 6, quindi aumenterà sicuramente il numero di atleti paralimpici, e questo è il primo obiettivo che ci eravamo messi. Secondo obiettivo l'anno prossimo è quello di raddoppiare la tappa, quindi fare 2 gare, una il sabato e una la domenica, sempre ospitati da 2 comuni che collaborano ormai con noi da 3 anni, che sono il comune di Arzachena e il comune di Palau. Anna Barbaro, neo campionessa italiana di nuoto paralimpico in acque libere, complimenti intanto. Grazie, grazie. Sì, al tuo secondo titolo. Sì, sono al mio secondo titolo italiano, sono felice comunque di partecipare sempre a questa ultima tappa in Sardegna. Com'è stata questa prova invece? Bella, molto bella, però un po' la difficoltà a cambiare sempre guida, perché la mia ha avuto un infortunio, ha giocato la sua, io sono partita un po' infortunata, però è andata bene, siamo soddisfatti comunque di aver chiuso tutto il campionato in bellezza. Senti, è più semplice attraversare lo stretto di Messina e tu lì sei, giochi in casa, oppure fare una gara come questa? Io dico che ogni gara in acque libere è sempre un'emozione diversa, perché non si sanno mai le correnti, non si sa mai che cosa può capitare durante i 5 km, 4 km, durante il percorso. Quindi non si possono paragonare, è sempre diverso. Il tuo cane cosa ti ha detto quando sei arrivata alla fine? Andiamoci a fare un bagno. Siamo col neo campione d'Italia di nuoto paralimpico in acque libere, Roberto Pasquini. Ti lauri per la terza volta, complimenti. Grazie, grazie, una grande soddisfazione, specialmente poi coronata in questo fantastico ambiente, questo fantastico spot che per noi è sempre amiamo sempre venire qui, perché l'accoglienza è fantastica, l'organizzazione allo stesso, quindi siamo molto felici di venire qui come società, e io sono molto felice di aver coronato per la terza volta il mio sogno di vincere questo campionato. Ci descrivi tecnicamente com'è stata questa gara invece? Dunque, la gara è stata innanzitutto un ottimo percorso, perché è fatto in un ambiente di acqua molto calmo. È stato la prima parte del percorso è stata aiutata dalla corrente e dal vento, poi abbiamo avuto una parte controvento che è stata fortunatamente la più corta del percorso, però comunque fondamentalmente ci siamo divertiti, è stata l'acqua calma, direi una situazione perfetta per nuotare, per fare e per divertirci, quindi che poi alla fine è lo scopo principale della nostra attività, quello di stare insieme, di giocare e anche ovviamente di gareggiare per arrivare a questo grande risultato. We'll be right back.